Dopo aver creato la mia base con il fondotinta, vado ad illuminare alcuni punti del viso con un correttore molto chiaro. Lo applico sotto gli occhi, al centro del naso e sull'arco di Cupido. Fisso il tutto con la cipria. Vado poi a spennellare sulle gote il mio blush rosato. Passiamo agli occhi, ok, inizio stendendo su tutta la palpebra mobile un matitone argentato molto luminoso. Successivamente applico questo ombretto bianco di Astra, fantastico, fino alla piega dell'occhio. E vado a sfumarlo con un bellissimo color corallo, il mio colore top dell'estate. Intensifico il colore nella piega e passo alla matita. Come al solito la metto sia all'interno che a mo' di eyeliner. E vado a sfumarla con un ombretto nero. Prendo il bianco e ripasso prima i colori, poi vado a creare il punto luce nell'angolo interno e poi sotto l'arcata sopraccigliare. E passiamo al mascara. In questo periodo sto utilizzando il mascara The Curling Volume di Astra, con cui mi trovo stra benissimo. Di fare l'altro occhio e ci rivediamo. Eccoci qua, già fatto, a volte il potere dell'editing è sorprendente e quindi questo è il make up occhi finito, secondo me molto luminoso e mi piace tantissimo. Ora per completare il trucco ci manca il rossetto, utilizzo prima questa matita color salmone e poi il rossettino color corallo dell'Essence. Per rendere il tutto più luminoso possibile, aggiungo anche un filo di lucida labbra. E voilà, il make-up finito! Per completare il tutto, per renderlo ancora molto estate, ho aggiunto un po' di gocce di acquacorpo acquolina al cocco, che appunto mi piace tantissimo per l'estate, l'odore del cocco. Comunque, il make up è finito, io spero che vi piaccia. In descrizione trovate tutti i prodotti che ho utilizzato e i link delle ragazze partecipanti a questa collaborazione. Intanto io vi mando un grosso bacio e vi invito al prossimo video. Ciao!